Ciao a tutti ragazzi, allora con questo video oggi volevo andare a chiarire, o perlomeno magari con la lavagnetta nuova che avevo preso, cercavo di chiarirvi un punto, un fattore che abbiamo, come ho detto magari anche nei video precedenti, che abbiamo riscontrato su una specie di bug o comunque sia, non si parlano tanto bene queste due menu del Deje, sono molto confusionari, nel senso che quando andiamo a abilitare un menu, quell'altro va un mezzo in conflitto, comunque poi lo andiamo a vedere anche bene anche questo sulla lavagnetta. E poi con l'ausilio magari metto qualche immagine qua sopra per rendere meglio l'idea. E una sorta di bug che abbiamo notato nel tempo e che abbiamo scoperto che praticamente aumentando un determinato parametro, questo bug o comunque sia questi menu si riescono a parlare. Io farei un appunto. Deje su questo deve lavorare molto, almeno su questi magari non riescono a lavorarci, ma sui nuovi, che magari forse non si sa perché io non l'ho avuto ancora fra le mani, devono cercare di lavorare molto meglio sul lato software nel Deje, perché queste cose a parer mio su un inverter del genere, comunque sia su una gamma di questo, di gamma di prezzo, gamma di qualità, a livello software non può peccare così, nel senso sarebbe meglio che non pecchi così. Allora ragazzi, qua cosa succedeva? Quando noi abbiamo visto, poi questo non c'entra niente con lo schema di prima, ma allora noi nel Deje abbiamo la tabella del battery setting, no? Quindi battery setting, scrittura sempre bellissima. Allora qua abbiamo la colonna per quanto riguarda il gen charge, ok? E qui abbiamo la colonna per quanto riguarda il grid charge. Ok, cosa succedeva? Allora, qua noi adesso, esempio 20%, vogliamo che quando arriva al 20 o X, quello che vogliamo noi, lui inizia a caricare da rete. Qua sotto, cosa succede? Abbiamo visto, esempio, mettiamo 10 A, quindi vogliamo che qua abbiamo la nostra famosa tabella del time of use, che in questo caso sarà spuntata. Ok, qui abbiamo x caselle con x orari. In questo caso poi noi qui c'avremo tutte le robe nostre, no? Cercherò di farlo più bella tra virgolette possibili. Qua poi noi abbiamo da inserire le nostre percentuali. Mettiamo caso che qua noi inseriamo 21 e spuntiamo, esempio qua, dalle 7 alle 9 e così via. Poi mettiamo caso che qua c'è dalle 12 alle 14. Allora, in questo caso cosa succederà? E qua ricordiamo tutto al 21%, che se la batteria scende al 21 o per X motivo scende al 20, lui caricherà a 10 A, ok, fino a portarlo al 21. Ma mettiamo caso che abbiamo visto questo. In questo caso noi flaghiamo, quindi qua abbiamo produzione dei pannelli fotovoltaici, no? Stanno producendo X kilowatt, watt, quello che volete, ok? Stanno producendo. Cosa succede? Cosa abbiamo visto? Che lui produce. Allora, se noi abbiamo il solar cell attivato, cosa succederà in questo caso? Questo è un bug della Madonna, che 10 ampere circa, più che meno, li manderà in batteria, mentre i restanti li vende se abbiamo solar cell, li vende se abbiamo il solar cell attivato questo. Se questo invece è disattivato, cosa succede? Che la produzione si autoregolerà su questo parametro, ok? Quindi produrrà, esempio, qua noi possiamo produrre 1 kW, ne produrrà per 10 A, il restante lo regola invece che andare a 1 kW, ok?
Quindi questo è un bug bello buono. Invece, se noi andiamo a sfleggare questo, vedremo che poi la produzione dei pannelli andrà a bomba, cioè andrà a full power, ok? Andrà a full power in batteria, non limiterà più a questo parametro, ok? Poi, una volta che giustamente la batteria arriva al 100, sempre con questo qua sfregato, cosa succederà? Che se abbiamo sempre il nostro solar cell attivato, allora vende. Se mentre abbiamo lo 0 export to load o 0 export to CT. Poi andremo a settarlo come meglio crediamo. Ok? Abbiamo questa situazione. Questo è un bug bello e buono. Cioè, queste due pagine, che in teoria dovrebbero, cioè, essere, tra virgolette, a sé stanti, noi abbiamo visto che anche noi se abilitiamo questo con queste cose, cioè, succede su questo bordello, questo miscuglio della Madonna. Quindi, secondo me, in questo caso, Deje deve ricorrere ai ripari. O comunque sia far uscire un aggiornamento che questo non è vincolato se flaggato, non è vincolato, ok? Devono fare in modo che questo non lavori insieme a quello, perché sennò si crea questo casino. Quindi la soluzione adesso abbiamo visto qual è di lasciare sfleggato dove noi sappiamo che abbiamo X produzione, viene sfleggato, o se no si fa come nel mio caso, che io qua tengo tranquillamente 100 A e non ho, anche se in questo caso magari in inverno sono tutti fleggati, io non ho questo problema. Perché io qua tengo 100 ampere, me ne sbatto le balle e quindi io tengo tutto fleggato, non si sa mai che succede qualcosa. Quindi lui butta dentro 100, 120, 130 ampere sul microprocontrollo che avevo messo. Quindi io questo problema ai tempi, all'inizio, quando la gente me lo diceva, non lo notavo. Ma perché? Perché avevo questo parametro, avevo questo qua e non lo notavo. Ok? Mentre poi dopo abbiamo fatto delle prove, comunque sia con Mango e l'altra gente, con Ste, abbiamo notato che invece mettendo X parametro più basso di quello che questo potrebbe fare, succede tutto sto casino. Ok? Quindi secondo me Deje qua deve ricorrere ai ripari. Poi dopo io non sono nessuno per dirlo, ma questo è un bel bug, bello buono. Ok ragazzi, questo è. Io vi scrivo, ci vediamo al... Direte, al prossimo video, ovviamente, no? Al prossimo video. E fate i bravi, ok? Ciao belle, ci vediamo al prossimo video.